Ma prima di cominciare con il video vorrei fare una piccola premessa. Infatti oggi è il 97esimo compleanno di Paperino. Sei un mito. E la notizia importante, e ci tengo moltissimo, questo è il film, diciamo che un po' su Enzo Dalò, avete capito come avete letto dal titolo, non voglio assolutamente insultare Enzo Dalò. E dico, non voglio assolutamente insultare Enzo Dalò. Non c'è niente contro di lui, non c'è niente contro qualcosa di grave. I suoi film sono bellissimi, però ognuno ha ovviamente i gusti personali e non potevo fare a meno. La top 5 sui migliori film di Enzo Dalò. Cominciamo. Abbiamo all'ultimo posto Opopomoz, il film d'animazione del 2003, uscito a Natale del 2003. Poche parole, ragazzi. Naturalmente non mi dilungherò molto sulla trama del film perché farò sempre le recensioni su questo. Però in teoria, quindi in breve, stiamo parlando quindi del luogo. Questo film è naturalmente ambientato a Napoli, siamo quindi nel periodo natalizio, il periodo in cui nasce Gesù, e per il fratellino ha avuto un buon regalino. Ma non gli è piaciuto affatto e quindi manda in soccorso tre diavoletti: Astaroche, Farfaricchio e Scarpino. Quindi Opopomoz, ultimo posto. In quarta posizione metto La Freccia Azzurra, film d'animazione del 1996, uno dei primi film realizzati da Enzo Dalò, ispirato ad un romanzo originale, ispirato ad un omonimo racconto di Gianni Rodari del 1964. È il pomeriggio del 5 gennaio e questo film si basa un pochettino sui giocattoli viventi, un po' tipo la Toy Story del 96 e Toy Story 95. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, siamo nel pomeriggio del 5 gennaio e la fratellina ancora non ha ricevuto il regalino. Io voleva per regalo un cagnolino, però giustamente alla fine del film, non proprio alla fine del film, a metà film, tutti i giocattoli prendono vita tra la notte tra il 5 e il 6 gennaio per realizzare il suo sogno. Sì, va bene, può risultare anche infantile, ma lo metto un po' più in alto perché insegna almeno un poco. Quindi, quarto posto meritato per La Freccia Azzurra. Siamo in terza posizione. Al terzo posto metto Momo alla conquista del tempo. Film del 2001 basato sul romanzo Momo di Michael Ende. E questa volta la storia non si parla più nel periodo natalizio, ma si parla di una bambina orfana. Con la sua amata tartarughina, alla fine del film deve essere costretto a sconfiggere i suoi ladri del tempo. Dopo la sconfitta di questi ultimi, Momo potrà vivere felice e contenta insieme ai suoi amici. E per questo, più in poche parole, passa quindi da bambina orfanella finalmente a una bambina più socievole, quindi insieme agli amici. Quindi medaglia di bronzo, ovvero il terzo posto, meritato. La medaglia d'argento va per Pinocchio. No, quello della Walt Disney, quello di Enzo Dolo. Decisamente più nella nostra generazione, nei giorni d'oggi, del 2012 precisamente, se non voglio dire una cazzata, è uscito il 21 febbraio del 2013 in Italia, mentre negli Stati Uniti è uscito un po' prima. Immagino che la starola conoscete tutti, abbiamo Pinocchio che è nati secondo il grillo parlante, poi c'è per una scena iniziale che brucia i piedi e Geppetto li aggiusta, poi con la pace di non uscire più di casa a fare casino, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il gatto e la volpe rappresentati veramente molto bene, pure nel come spiegano, pure nel come parlano, proprio nell'intento di poter entrare nel paese dei balocchi. E poi, tra una curiosità, abbiamo Rocco Papaleo che è alle prese con il Mangiafuoco, uno dei doppiatori italiani del film Pinocchio. Infine abbiamo Paolo Ruffini alle prese di Lucignolo, che è un altro doppiatore italiano del film Pinocchio. Come puoi non metterlo al secondo posto? Bene ragazzi, siamo giunti al primo posto, la medaglia d'oro, come miglior film secondo me di Enzo Dalò, che va bene Enzo Dalò, film d'animazione uscito a Natale del 1998, sto parlando di La Gabbianella e il Gatto. Questo è l'unico film di Enzo Dalò a incassare veramente molto, circa 12 miliardi di lire, che sarebbe 6 milioni di euro. Immagino che la storia la conoscete anche questa. Abbiamo Zorba e alle prese con la gabbianella che la chiamerà Fortunata, perché la sua mamma è morta a causa del petrolio, mentre stava cercando di mangiare un pesce. Ragazzi, questa mini classifica volge al termine. Come vi ho appena detto, non voglio assolutamente insultare Enzo Dalò e non c'è niente a che fare con lui, ve lo ripeto.
Ci vediamo la prossima settimana con tanti nuovi video. Iscrivetevi, ci vediamo presto. Ciao!